Martedì 24 marzo 2020, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai, e di qui comincia la trasmissione che apre la programmazione della rete con le sue musiche, le sue storie e le sue immagini. In studio Federico Vizzaccaro in regia, le scelte musicali, Michele Marzì che cura la messa in onda alla console, e dislocato Attilio Scarpellini che vi sta parlando, vi danno il buongiorno. In questo alternarsi continuo di bollettini, di notizie, di dichiarazioni, di annunci, di interviste, di ordinanze che scandisce un po' la nostra vita di reclusi, che satura l'atmosfera, c'è una cosa che è diventata difficile, se non quasi impossibile da fare, ed è distrarsi, rompere una concentrazione un po' ossessiva sull'evento e dell'evento, e guardare per un momento altrove, restare trasognati, dimenticarsi di sé e dimenticare come fa appunto il distratto in un tempo che è necessariamente un tempo di controllo e di autocontrollo. La distrazione, che una volta era leggera, può diventare colpevole o fatale. Però distratto, distratta è la nostra parola del giorno. Secondo un grande filosofo del Novecento che si chiamava Walter Benjamin, la distrazione era un po' il segno, la stimmate della società di massa, e l'immagine era uno dei suoi strumenti privilegiati. Oggi che anche la cosiddetta civiltà delle immagini va un po' alla deriva in ciò che non si può vedere, in ciò che non ha immagine e che non ha volto, noi torniamo su una tradizione della fotografia italiana d'autore, che è quella del viaggio in Italia. Viaggio in Italia, ce ne fu uno particolarmente importante nel 1984, che aveva come figura di riferimento un grande fotografo, Luigi Ghirri, un fotografo che aspirava a guardare nelle pieghe e negli angoli sconosciuti di una realtà già troppo fotografata, troppo predisposta all'immagine e all'immaginario. E su quelle orme si muove in qualche modo un libro che a suo tempo è stato una mostra, pubblicato dalle edizioni Quinlan, in cui Roberto Maggiori, che di quelle edizioni è il fondatore, ha raccolto ben 100 ritratti fotografici non convenzionali realizzati da 27 autori di 7 generazioni diverse in 18 province italiane. Si chiama Locals, e diciamo che è un libro, sono immagini volutamente distratte rispetto al prevalere di uno sguardo monumentale e spettacolare, ed è anche una ricerca, diciamo, appunto nelle pieghe meno conosciute del paese. Distratto, distratta è la nostra parola del giorno. Potete inviare le vostre segnalazioni al 335-5634-296, e noi partiamo proprio da due personaggi distratti, estremamente distratti. Sono due marinai italiani seduti uno di fronte all'altro nel vagone di un treno. Il rettangolo di un finestrino li divide e siedono nella stessa postura, con una mano appoggiata alle gambe, entrambi immersi nelle loro divise candide. Entrambi sono quasi sul punto di cedere alla stanchezza e di addormentarsi, e messi così sembrano due gemelli, una figura sdoppiata, e questo effetto irreale è moltiplicato da ciò che si vede dal finestrino. Una lunga strada se ne va verso l'orizzonte di una città di cui scorgiamo persino il campanile, dritta, immobile, eterna, come se i due montassero la guardia a un paesaggio dentro un quadro, oppure a una grande fotografia. È una fotografia scattata da Roberto Salvitani negli anni 70, quando l'Italia viaggiava su treni scomodi ancora e dall'aspetto un po' precario. Erano viaggi lunghi, fatti più per necessità che per piacere, durante i quali facilmente ci si addormentava spossati, un po' come l'uomo fotografato in un'altra immagine, che socchiude gli occhi con le mani raccolte in grembo, mentre una giovane suora, che è seduta fuori sul seggiolino mobile del corridoio, legge pazientemente un libro. Con questo piccolo reportage intitolato In viaggio lo troviamo in un bel libro pubblicato dall'editore Quinlan, che è un raffinatissimo editore di fotografia, dove Roberto Maggiori ha raccolto 100 ritratti fotografici non convenzionali, che costituiscono a loro volta un viaggio attraverso il tempo e nello spazio di un
un'Italia profonda, nascosta, inevitabilmente provinciale, che coinvolge 27 autori nell'arco di ben 7 generazioni di artisti, che dal più vecchio, nato nel 1932, ai più giovani, nati all'inizio degli anni 80, hanno voltato le spalle all'immaginario spettacolare. Non fanno reportage, non vanno a caccia di sensazioni, non si spostano in paesi esotici dove tutto, persino spesso anche volentieri la miseria, sembra nuovo e brillante, anzi per lo più battono il territorio sotto casa, e per questo il libro si chiama Locals. Ecco, questi fotografi prediligono soggetti anonimi e antieroici, magari inseriti in paesaggi senza prestigio, disertati diciamo dai canoni della in voga della bellezza. In molti di questi ritratti la figura è inseparabile dallo sfondo, persino quando lo sfondo si sgrana, si riduce a pochi dettagli. La scala di pietra dai gradini spezzati di una bellissima fotografia scattata in Friuli da Italo Zanier negli anni 60 dice moltissimo del bambino che posa davanti a essa, aggrottando gli occhi, il berretto alzato su un ciuffo ribelle, le labbra serrate, le mani infilate nelle tasche del suo striminzito cappotto. C'è una mancanza di compiacenza negli occhi che ha una franchezza impressionante, la franchezza di chi come un adulto restituisce lo sguardo. Ecco, scala e bambino, pietra e bambino sono per così dire perfettamente consanguinei, e non c'è bisogno di scomodare per Paolo Pasolini, conterraneo, amico e alle volte modello del fotografo friulano, per cogliere la frugale innocenza di un'altra immagine: un gruppo di ragazzini che si tuffano in un canale mentre un altro li sta guardando abbracciato alla balaustra di ferro di un ponte, aleggia sulla trasparenza dell'erba alta e non curata, sui corpi poveri e seminudi, sui vestiti sparsi disordinatamente sul prato e su quella bicicletta abbandonata a terra senza garbo, il respiro afoso di un'estate forse poco dopo la fine della scuola, un'estate che è stata diciamo molto simile a questa friulana anche in altre periferie di un'Italia non più contadina e non ancora pienamente entrata nella modernità. Certo, fotografi come Zanier o Nino Migliori appartengono al mondo perduto del realismo, forse anche influenzato, come scrive Roberto Maggiori nel libro di immagini pubblicato da Quinlan, dal pauperismo della fotografia sociale americana, oppure da grandi outsider della fotografia come il parigino Eugène Auger, fotografo amato da Walter Benjamin, che nella sua città riprendeva i luoghi che la velocità della mutazione urbana stava per smantellare, un presente insomma che sotto il suo obiettivo volgeva già nel passato dell'obsolescenza. È più difficile forse ritrovarsi nelle fotografie dove il tempo invece misteriosamente è sospeso, scompare, la storia arretra, in primo piano emerge la temporalità quasi astratta dello sguardo fotografico, come accade nei ritratti di Guido Guidi, che è un fotografo di cui peraltro abbiamo già avuto occasione di parlare a Qui Comincia, che sono dei ritratti fastosamente tagliati, scolpiti dalla luce, dei quali si conosce la data, il 2016, ma potrebbero essere stati fatti in molti altri anni, e il luogo, Ronta, che è un paesino del Cesenate in cui vive il fotografo. Si sa che Guidi, ad esempio, è uno di quelli del Viaggio in Italia, che fu la mostra organizzata nel 1984 da Luigi Ghiri, un maestro schivo appartato, a cui pure recentemente la Fondazione Cartier-Bresson ha voluto dedicare una mostra antologica, che ama a guardare e fotografare quello che nessuno guarda e fotografa. Ma per il resto del soggetto di questi quattro ritratti si sa poco o nulla. Le poche cose che lo circondano, che circondano il modello, si confondono nella penombra. L'uomo posa a braccia conserte, centrali, inamovibili, il suo volto arcigno, il suo corpo massiccio sono esposti al gioco delle variazioni luminose, che a tratti li cancellano con un'azione simile a quella con cui la luce smaterializza cattedrali e pagliai nei dipinti di Claude Monet. Ecco, saremo anche in provincia sicuramente, ma dal punto di vista artistico non siamo sicuramente in periferia.
diciamo, la presa con dei ritratti non convenzionali, quelli che formano il libro Locals, che questi ritratti Roberto Maggiori prima li ha riuniti in una mostra, poi appunto in un libro che è pubblicato da Quinlan, e rispondono a un partito preso antispettacolare, cioè aggirano quel luogo comune emotivo della fotografia, secondo il quale l'obiettivo è un agguato teso all'essenza della realtà, se non alla verità del fatto, secondo il quale la fotografia racconta storie, e nel contempo riflettono su come il fotografico ha cambiato il nostro modo di guardare il mondo, le cose e non di rado noi stessi. Ecco, c'è una consapevolezza completamente diversa nel modo in cui si presentano davanti all'obiettivo i giovani studenti fotografati a Faenza da Francesco Neri nel 2012. La loro levità produce un laconico spaesamento, così lo definisce Roberto Maggiori nelle sue note, che risponde a un'età, quella dell'uscita dall'adolescenza, ma anche a una diversa epoca storica dell'immagine di se stessi, e altrettanto sospesi, quasi fino a essere interrogativi, sembrano i giovani fotografati a Ravenna da Alessandra Dragoni. I ritratti invece scattati da Mario Cresci alla Pinacoteca Nazionale di Bologna passano, come dice proprio il loro titolo, attraverso l'arte. Sono ritratti di persone che voltano le spalle all'obiettivo, nei quali restano impigliate però le immagini incombenti delle opere che stanno contemplando, cioè altri ritratti, altri corpi più grandi, più belli, più autorevoli, davanti ai quali noi siamo delle nuche, delle teste alzate, un po' il fronte e il verso della contemplazione. Ecco, in un luogo invece oberato dell'arte, dove l'arte costituisce un ingombro, ne abbiamo parlato anche venerdì scorso presentando il libro di Chamadar, Un punto di approdo, vive un altro fotografo di Locals, il senese Federico Pacini, e la sua fotografia sgorga dal tentativo di eludere il monumentale, cosa che a Siena è molto difficile. È uno sguardo antiretorico, gettato sulle cose e sulla vita con una purezza ariosa che appunto che è visibile proprio nelle sue foto a colori. Una ragazza con un fucile per il tiro al piattello aperto sulle spalle, sullo sfondo di una campagna assolata come quella dei romanzi di Federico Tozzi, oppure un'anziana signora con un mazzo di ranuncoli gialli tra le mani, ferma sul ciglio di una strada chiusa da una curva, che non guarda nell'obiettivo e non guarda neanche i fiori che ha in mano, lascia planare lo sguardo chissà dove, forse molto lontano da qui, o forse abbagliata del sole, non sta pensando a niente, come spesso capita a ognuno di noi di essere distratti.